pupallone, no, è un'altra cosa. Allora comincia questo momento la gara, primo possesso come detto per la formazione in bianco-azzurro stasera. Allora, giro palla dal basso, adesso siamo sul fronte sinistro. Ha qualche campo, il lancio lunghissimo, si impegna l'esterno della Mentana, riesce a tenere in campo, prova il dribbling, entra in area di rigore, va a terra, non c'è fallo, forse sì, c'è il fischio del direttore di gara. Allora vediamo quale sarà la sua scelta, sembra proprio sia calcio di rigore. Parte Santoni col mancino, la palla entra in un secondo momento, no, no, c'è la parata, il direttore di gara ha interrotto poi il gioco per il fallo in attacco. Calcio di punizione Monterotondo, sul pallone il numero 10 Albanesi, parte col destro, arriva sul secondo palo, un uomo a terra, pallone allontanata, ancora buona, arriva il numero 11, tiro di Trugli che non inquadra la porta. Rimessa dal fondo, pallone Monterotondo, bel filtrante dentro per Albanesi, c'è un tocco, Albanesi che si rigira, ancora a terra il numero 10, direttore di gara che indica il dischetto di rigore. De Castro contro Chirichin, parte col destro, Luca De Castro spiazza il portiere avversario e fa 1-0 Monterotondo, tutti intorno al numero 6. Calcio di punizione Mentana, 4 in barriera, parte Davide Mitrano con l'esterno destro ad impegnare l'Angella, ci mette i guanti, la mette in corner. Ora comincia il secondo tempo, batte il Monterotondo stavolta, prova il tiro a sorpresa, esce di troppo. Adesso provano a metterla giù quelli del Mentana, bella giocata sull'out di destra, azione manovrata dei biancazzurri, siamo dentro l'area di rigore, saltato il portiere, posizione troppo defilata per tirare in porta, allora la mette dentro, colpo di testa difensivo, palla che rimane lì, va a terra un giocatore del Monterotondo, protestano tutti. Rossina adesso ad aprire sulla destra, trova il compagno smarcato, ora sale il Mentana, palla fra le linee, viene incontro l'attaccante, gioca con il corpo, gli dà un difensore, il secondo no, allora palla dentro, non riesce nell'aggancio, era una buona occasione, blocca poi il portiere del Monterotondo. Squadra ovviamente lunghissima, Prosperini, palla in avanti per Moretti, buona copertura difensiva del reparto biancazzurro. Minuti finali, triplice fischio del direttore di gara, vince il Monterotondo 1-0, sconfitto il Mentana.